Buonasera e benvenuti a una nuova puntata del Municipio X. Questa sera con noi il presidente del Municipio numero 2, Samuele Piscina. Prima di incontrarlo e guardare però con lui i temi per i propri cittadini, dobbiamo affrontare il sommario della giornata. Oggi parleremo insieme a Samuele Piscina dell'ex mercato Gorla, del Naviglio Martesana e del sostegno durante la pandemia. Infine il presidente dovrà rispondere alle voci dal marciapiede del Comitato Turro. Adesso, Presidente, posso salutarla. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a lei per partecipare, per essere qui con noi, anche perché lo sa, prima di dover parlare proprio ai suoi cittadini, deve affrontare un insidioso quiz, che è quello che noi chiamiamo il quiz presidenziale. Si sente pronto? Prontissimo, non c'è problema, tanto siamo pronti alla figuraccia, mettiamola così. È un escamotage che noi troviamo, insomma cerchiamo per vedere se conoscete veramente a fondo i vostri municipi. Allora, la domanda che le pongo al negativo è la seguente: quale di questi locali non si trova nel territorio del municipio 2? Zelig, Barbasso e Gepensimi. Il Barbasso, senza ombra di dubbio, vado per esperienza. Vediamo se la risposta è esatta. Direi di sì. Allora si guadagna appunto la vittoria del nostro quiz presidenziale. E parliamo... Guardi, non lo so, innanzitutto andiamo con più scioltezza verso quelli che sono gli argomenti di oggi, poi a fine puntata decidiamo quale premio darle. Magari potremmo stabilire poi una vittoria generale, un quiz tra tutti i presidenti, ma lo scopriremo. Chi ci ha messo di meno a rispondere, possiamo calcolare le tempistiche. Allora, innanzitutto la ringrazio ancora per essere qui con noi e la introduco verso quelli che sono poi i suoi temi, le lascio la parola. Vogliamo parlare dell'ex mercato di Gorla? Parliamo volentieri dell'ex mercato di Gorla. Si tratta di una struttura di proprietà comunale, quindi è il comune che gestisce il futuro di questo ambiente. Una struttura, tra l'altro, era bella, storica, ormai lasciata in uno stato di totale degrado e abbandono. Già nel 2017 avevamo avanzato un dialogo con l'assessore Maran, che ai tempi aveva in mano quella che era la gestione dello stesso mercato di Gorla, per cercare di fare in modo che venisse assegnato al fine di realizzare un poliambulatorio all'interno del quartiere di Gorla, un poliambulatorio che i cittadini chiedono da tantissimi anni, anche perché quelle poche strutture che sono presenti sono delle strutture che non sono adeguate, sottoterra, con delle scale barriere architettoniche, quindi concentrare i vari servizi che in questo momento erano sparsi nel territorio all'interno di un unico punto era sicuramente molto efficace per quelle che è la cittadinanza, che sapeva a quel punto dove dover andare direttamente per usufruire dei servizi. Noi abbiamo avanzato questa ipotesi all'assessore Maran, finché a un certo punto, sempre nel 2017, da un giorno all'altro ci siamo trovati questo stabile inserito all'interno di un bando internazionale che si chiama C40, un bando per la riqualificazione di questi immobili in stato di degrado e abbandono, che dava alcune premialità dal punto di vista urbanistico. Benissimo. Il bando C40 è andato deserto due volte per quell'area. Come voleva si dimostrare, come avevamo già detto all'assessore Maran, forse bisognava seguire una strada totalmente differente. Nel corso degli anni, poi, questo stabile è stato inserito all'interno di un progetto di massima che non prevede un uso specifico, ma in pratica ha permesso al Comune di Milano di partecipare a un bando regionale che a sua volta aveva acquisito dei fondi statali per la riqualificazione di tutta l'area di Gorla, e sorge comunque il tema relativo all'ex mercato di Gorla. Cosa farci? Anche perché comunque tra i fondi stanziati non ci sono dei fondi destinati alla riqualificazione di quel mercato, nonostante il mercato stesso sia messo all'interno del progetto come un luogo da riqualificare trovando soggetti privati. A questo punto, insieme ad ATS, Regione Lombardia ATS, su richiesta proprio dell'assessore Rabaiotta, al quale è stato appunto assegnato questo progetto per partecipare a quel bando di gara regionale che tra l'altro il Comune ha vinto, abbiamo presentato al Municipio 2 ATS un progetto di riqualificazione intera di quello che è l'area dell'ex mercato di Gorla,
al fine di realizzare un prest, quindi una sorta di poliambulatorio, e al suo interno realizzare anche la biblioteca comunale che su Viale Monza da tanti anni i cittadini attendono. Il tutto verrebbe realizzato da ATS, cioè Città Metropolitana di Milano, a costo zero in cambio della cessione dell'area. Quindi servizi sanitari, servizi sociali, perché comunque metterebbe a disposizione anche delle aree per i servizi sociali del comune, e una biblioteca comunale, che comunque rimarrà in mano ovviamente al comune, realizzando quello che in realtà inseguiamo da anni e cerchiamo di realizzare da anni. Nonostante un progetto totalmente a costo zero per il Comune di Milano, a oggi, da ottobre che è stato presentato il progetto, a oggi non abbiamo ancora nessun tipo di riscontro, anzi, dalle voci che ci arrivano, il Comune di Milano sta cercando direzioni diverse, relative al futuro di questo stabile. Ora, sicuramente, è un problema cioè, che non comprendo, nel senso, nel momento in cui è a costo zero, vengono realizzati dei servizi, vengono cedute comunque lasciate delle aree da utilizzare, degli stabili da utilizzare come servizi per il comune di Milano stesso, il comune riesce in questo modo a, diciamo, risolvere una ferita importante all'interno del territorio, uno stabile totalmente abbandonato e degradato, non si capisce per quale motivo la risposta tenda ancora oggi a non arrivare da parte dell'assessore Rabaiotti del Comune di Milano. Bene, la ringrazio anche perché questa è un'occasione, insomma, uno spunto per permettere ai cittadini del Municipio 2 in particolare di avere da lei le informazioni dirette, così chiarire quelli che sono i punti che spesso poi emergono nel dialogo comune. So, noi abbiamo altri punti interessanti da toccare, però le propongo prima un intramezzo, sempre un po' particolare, vedere se conosciamo bene la società milanese e quella della Top 5. Con la top 5, non so se hai già avuto modo di vedere, noi proponiamo un elenco di quelle che sono delle qualità dei milanesi, delle particolarità da scoprire. Oggi il titolo della top 5 è il seguente: le razze di cani che devi assolutamente avere per essere un vero milanese. Adesso so che lei è amante dei cani, ha un cagnolino se non sbaglio, di cui. Assolutamente sì, Shiba, vediamo se c'è lo Shiba tra le razze. Vediamo, allora diamo il numero 5, scopriamo un po'. Al numero 5 abbiamo il Chihuahua. Il Quindi ancora no. Chihuahua non ce l'ho, poi c'è sempre a Milano si dice che Chihuahua è più, no, vabbè, non lo dico, è brutto, però è più il cagnolino, è piccolo, è troppo piccolo, un po' per me è Chihuahua, Però il però io sono Chihuahua piccolo. è comodo per un appartamento. Vediamo però il È numero sicuramente 4. comodo, quello sì, senza ombra di Al dubbio, numero però 4 ho invece. sempre apprezzato di più i cani un pochino più grandi. Beh, dal numero 4 abbiamo il Pinscher, quindi restiamo lì, non le stiamo dando ragione per ora, Presidente, perché sempre taglie molto piccoli. Al numero 3 il Labrador, questo dovrebbe piacerle di più. Il lavoro è bello grande, forse troppo grande in questo Da un caso. eccesso all'altro, Però ma in nella positivo il mia numero vita ho avuto 2. anche il Labrador. Vediamo il numero 2, il Golden Retriever. Beh, qua sono Siamo simili. sullo stesso livello del Labrador, alla fine sono retriever entrambi. Andiamo un po' dall'eccesso all'altro, in attesa di vedere alla posizione numero 1 abbiamo il Bulldog francese. Cosa ne pensa del Bulldog Il Bulldog francese? francese, dai, è un pochino più, è una via di mezzo, diciamo che tutto sommato rimaniamo sulla stessa stazza dello Shiba Inu, quindi È il giusto dai. compromesso tra il Chihuahua, il Labrador, il Golden Retriever, perché Tutti bellissimi cani, eh? in Bisogna generale tutti, anzi, magari dire cogliamo l'occasione per ricordare che non è insomma, il tipo di cane, non è la razza, quella che noi chiamiamo così, ma è l'amore di per sé che un cane può darci, e ci sono tanti cagnetti in canile, quindi assolutamente sì. invitiamo insomma, a controllare quelle che sono le pagine e i siti del canile del territorio, che può essere un buon modo per salvare e dare una famiglia a un bel cagnetto. Assolutamente d'accordo con te, anzi, scegliete, andate prima al canile, guardate, vedete se c'è un cane che vi ruba il cuore e preferite sempre il cane del canile piuttosto che andarlo a comprare.
perché quelli sono cani che poverini sono abbandonati, sono stati abbandonati, non hanno una famiglia, e quindi è bellissimo potergli dare affetto e amore. Esatto, e spesso poi sono anziani e chi non si merita insomma una famiglia anche in età più avanzata. Quindi grazie anche per aver partecipato, perché insomma condividiamo un grande amore per i cani, allora lei è stata la persona giusta per questo top 5. Però è il momento di proseguire, parliamo un po' di altre iniziative, la parola la lascio nuovamente a lei. Per quanto riguarda il percorso ecomuseale, le aree del Naviglio Martesana? Sì, è uno dei progetti più grandi che abbiamo realizzato all'interno del Municipio 2 in questo mandato. Il Naviglio Martesana, dal mio punto di vista, è forse il più bel naviglio che c'è a Milano, perché non è immerso all'interno della città, ma è un naviglio verde tra i parchi, che si protrae, diciamo, in questo momento da Cassina de Pom, per intenderci, di Fiore Gioia, fino ad arrivare a Via Idro, poi ovviamente prosegue verso quelli che sono gli altri comuni al confine con Milano. Il Naviglio Martesana non ha mai avuto una rilevanza turistica all'interno della città di Milano, il che non ha mai permesso di farlo conoscere sia ai cittadini milanesi che non abitano ovviamente all'interno della zona del Municipio 2, anche perché chi abita nel Municipio 2 lo conosce per forza perché percorre tutto il territorio del Municipio, quindi non ha speranze, non la scampa in quel caso. Chi non abita nel Municipio 2 spesso e volentieri purtroppo non lo conosce. Quindi cosa abbiamo voluto fare? Appena prima del lockdown, diciamo, abbiamo realizzato questa cartellonistica che abbiamo installato poi la scorsa estate, nel momento in cui si riusciva perlomeno ad uscire di casa e si poteva fare un minimo di inaugurazione, 19 cartelli che spiegano quella che è la storia, quella che è la fauna, la flora, di tutte le tappe, di tutti i quartieri lungo il Naviglio della Martesana. Abbiamo così creato un ecomuseo a cielo aperto, tra l'altro utilizzabile tramite il cellulare, lo smartphone, attraverso quelli che è un QR code, quindi molto semplice, accessibile a tutti senza dover scaricare l'applicazione, in più lingue, c'è l'inglese, c'è il cinese addirittura, per far conoscere appunto uno dei navigli più belli di Milano e portare le persone a andare a visitarlo e a poter riscoprire quella che è la storia del proprio quartiere. È chiaro che il Naviglio Martesana dal nostro punto di vista deve essere valorizzato, ma valorizzato sempre di più. Ci sono delle aree che sono anni che chiediamo al Comune di Milano di poter riqualificare attorno al Naviglio Martesana, anche per creare, diciamo, quella che è una sorta di passeggiata lungo la sponda nord, che è quella non riqualificata, quella che non ha la pista ciclopedonale, anzi, scusate, e che non è possibile utilizzare. Ha del potenziale enorme. Quindi prima ancora di pensare alla riapertura dei navigli, quello che abbiamo sempre chiesto al Comune di Milano e purtroppo in questo mandato ad oggi non abbiamo ancora ottenuto è quello di valorizzare il naviglio esistente, le aree esistenti in modo tale da riqualificarle e renderle sempre più fruibili per la cittadinanza. Beh, sicuramente vi viene anche da dire che la conoscenza poi insomma di quello che è un museo all'aria aperta, per agganciarmi a quanto diceva prima, è funzionale, anche perché quanto più uno conosce il proprio territorio tanto più lo rispetta, e poi viene a conoscenza di aree che magari anche uno stesso milanese non aveva idea insomma di che aspetto avessero, di che cosa rappresentassero, e insomma ne si sfrutta il potenziale al massimo. Assolutamente sì, e anche per questo in questi 5 anni abbiamo voluto soprattutto portare l'identità milanese del territorio del Municipio 2 all'interno delle scuole, perché bisogna partire proprio dai più piccoli. Se i più piccoli conoscono, vengono a conoscenza di quello che è il loro territorio, hanno più rispetto per quello e tendono anche a farlo rispettare di più dai più grandi. Si vede proprio una netta differenza, vogliono prendersene cura ed è quello che noi vogliamo. Voglio che se ne prendano cura, vogliamo che, scusate, che possano imparare le bellezze che ci sono sul territorio e le possano tramandare anche poi successivamente alle generazioni future in modo tale che non vadano assolutamente perse. Certo, anche perché mai quanto in quest'ultimo anno comunque l'aria aperta, quelli che sono stati gli spazi in comune,
hanno acquistato valore, perché insomma poter Decisamente dopo sì, è una, l'unico. insomma, un periodo di reclusione, insomma, per necessità, si valorizza ancora di più e si comprende ancora di più l'importanza degli spazi pubblici e all'aria aperta che abbiamo a nostra disposizione. Assolutamente sì, poi non diventa più solo unicamente una passeggiata che tutti Esatto. possono fare, ma anche un qualcosa di più culturale, che puoi andare a imparare quelle che sono le bellezze del territorio. Mi viene in mente, non so, per esempio il Ponte Vecchio di Gorla, piuttosto che Piazza Piccoli Marti, Santa Maria Rossa in Via Berta, la chiesa, la stessa Castellana dei Pomi e la chiesa di Greco, sono tutte delle opere d'arte veramente uniche, antiche anche, ma anche ci sono delle parti più moderne come Certo. l'Anfiteatro Martesana e il Parco Martesana, insomma. Presidente, mi collego a questo ultimo argomento per parlare ancora una volta della pandemia, insomma, di questo periodo complicato e di quelle che sono state le vostre politiche di sostegno, se ce le vuole riassumere. Sì, allora noi l'anno scorso, pensate, su un bilancio municipale, comunque un bilancio derivato, sono soldi che ci dà il comune, di 1 milione circa di euro, questo milione più della metà in pratica è vincolato a spese amministrative, tra personale, quelli che sono i servizi, l'anagrafe, eccetera, 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 quindi più della metà non si possono toccare. Però l'anno scorso abbiamo speso più di 400.000 euro solo unicamente per aiutare quelli che sono i cittadini e le categorie in difficoltà. Tra questi abbiamo speso circa 72.000 euro per l'acquisto di tessere prepagate destinate appunto alle persone e alle famiglie in difficoltà, che stiamo ancora distribuendo perché poi abbiamo avuto delle difficoltà a recuperare quelli che erano i nominativi da parte del Comune di Milano, che è una struttura evidentemente diversa, che abbiamo dovuto rincorrere per un po' di tempo chiedendo i nomi delle persone da aiutare. Cioè, a me è sembrata veramente ridicola questa cosa, rincorrere il Comune di Milano per aiutare le persone invece di ottenere subito quelli che erano i nominativi. Però sono in consegna. E siamo felicissimi di riuscire ad aiutare delle famiglie che ne hanno bisogno in questo periodo difficile. Si tratta di tessere prepagate, appunto, da utilizzare all'interno dei supermercati, determinati supermercati che hanno vinto dei bandi di gara per ottenere dei beni di prima necessità. Abbiamo messo a disposizione 13.000 euro per le associazioni sportive per sostenere i costi delle sanificazioni. Specialmente all'inizio, adesso hanno riaperto molte associazioni sportive, per fortuna possono di nuovo fare gli allenamenti anche all'interno delle palestre comunali, perché sono delle associazioni sportive che all'interno di quelli che sono campionati provinciali e regionali poi vanno anche al nazionale e di conseguenza sono considerati dal CONI come campionati appunto nazionali e possono svolgere la loro attività. Avevano bisogno dei fondi per sostenere la sanificazione di quelli che erano le palestre e gli ambienti. Quindi abbiamo messo a disposizione dei contributi per aiutarli. Abbiamo messo 4.500 euro per sostenere le spese della colletta alimentare, quindi aiutare le associazioni a sostenere queste spese. 63.000 euro in sostegno delle associazioni culturali e alle imprese del pubblico spettacolo, perché ricordiamoci che una delle categorie che forse ha subito di più la pandemia, lo stop delle attività, è stato proprio il mondo della cultura, dello spettacolo, oltre a quello dello sport che avevamo citato poco fa. Quindi abbiamo voluto aiutarle facendo anche dell'attività online, sostituendo l'online ai teatri, ma continuando a realizzare delle opere culturali, delle attività culturali che comunque possono aver allietato quelle che erano le giornate dei cittadini nel momento di chiusura totale dove erano costretti anche a rimanere a casa. 281.000 euro sono stati messi a disposizione per aiutare le scuole rimodulandolo, quelli che erano i soldi che davamo in passato per il diritto allo studio. Quest'anno abbiamo voluto incentrare il tutto sulla didattica in presenza e a distanza, soprattutto quella a distanza, perché la necessità delle scuole era quella di avere dei fondi per adeguarsi a questo periodo, questo momento di pandemia che ha creato evidenti difficoltà dal punto di vista educativo scolastico.
Altri 22.000 euro in aiuto dei commercianti, le associazioni di quartieri di via che hanno voluto fare, per esempio, le luminarie a Natale. È stato un momento anche bello, un segnale di normalità. I commercianti hanno voluto proprio concentrarsi e voler realizzare questo tipo di attività per dare un segnale di speranza alle persone, e allora anche lì abbiamo voluto dare un contributo per aiutarli, per far sì che non sostenessero loro direttamente le spese, ma fossimo noi ad aiutarli nella loro attività. 2.700 euro per svolgere l'attività all'interno del centro diurno disabili nei Grepini, dove c'era assolutamente la necessità di poter continuare l'attività all'interno della stessa. Dopodiché, infine, adesso non le sto citando tutte No, perché cioè, poi. anzi, la ringrazio per la panoramica, così diamo un'idea, poi sono sicura che ci saranno altri modi. L'ultima più bella e devo ringraziare SOS Milano che si è prestata. Abbiamo messo dei fondi a disposizione per consegnare dei pasti a domicilio per Capodanno. A Capodanno abbiamo consegnato della carne, del pesce, in particolar modo alle persone e delle famiglie in difficoltà che hanno potuto vivere un Capodanno sereno. In famiglia, ovviamente, però con degli aiuti che sicuramente li hanno portati a viverlo più serenamente, mettiamola così. Anzi, grazie perché questo, insomma, come chiusa ci ricorda che è davvero uno dei Senza sentimenti che non va dimenticare, ti chiedo dimenticato. No, scusa, niente, figurati. anche le spese a domicilio che SOS ha sempre messo a disposizione, ossia tramite un contatto con SOS, ed è ancora possibile farlo. SOS portava a casa la spesa, sia la spesa che i farmaci a domicilio per le persone che erano in difficoltà e che sono tutt'oggi in difficoltà. Grazie, un messaggio di condivisione e cooperazione che sempre più deve acquisire importanza. La ringrazio per questa panoramica, però arriva un momento di nuovo di confronto per lei, perché le proponiamo la nostra rubrica, Le voci da marciapiede, la rubrica con cui i comitati parlano direttamente al presidente del proprio municipio. In questo caso abbiamo il Comitato Turro, se non sbaglio, sì, che le vuole porre una domanda. Guardiamo il video e poi a lei la risposta. Sono Edoardo Solazzo, vicepresidente del Comitato Quartiere Turro. Il nostro comitato è nato 2 anni fa dall'insieme di un gruppo di cittadini stufi e stanchi dell'abbandono e della trascuratezza della zona in cui vivono. Il nostro compito essenzialmente è quello di essere un intermediario tra le istituzioni e i cittadini, i quali troppo spesso lamentano di rimanere inascoltati. Ci battiamo quotidianamente contro il degrado, con lo scarico abusivo di rifiuti, l'insicurezza, la scarsa manutenzione stradale e portiamo avanti diverse attività. Per esempio, in questo periodo abbiamo lanciato una raccolta firme per la riqualificazione di Via Rancati, una via del nostro quartiere. Chiediamo al municipio, al comune di Milano, i motivi che hanno portato alla chiusura della biblioteca in Cascina Turro, in Piazzale Governo Provvisorio, che era un presidio essenziale soprattutto per i cittadini più anziani, i quali adesso si trovano senza una biblioteca e la più vicina si trova con la riapertura di quella a Crescenzago o di quella a Porta Venezia. Un'altra domanda che mi sorge spontanea è perché soprattutto in questo periodo non vengono effettuati dei controlli al Parco Martesana, con tornei sportivi completamente illegali e i controlli della polizia locale che purtroppo mancano. Bene, allora a lei la risposta, Presidente. Cosa ne pensa di questo video? I cittadini di Turro hanno perfettamente ragione, tanto che allora, in pratica Cascina Turro è una sede del municipio che in pratica è stata messa a disposizione del servizio bibliotecario milanese nel momento in cui il comune di Milano ha chiuso la biblioteca Crescenzago per realizzare dei lavori che sarebbero dovuti durare solamente 6 mesi, in realtà si sono protratti per 2 anni, per motivi che ancora oggi non mi spiego, ma i ritardi del comune non bisogna chiedersi per quale motivo avvengono.
dicono sempre, no? Non c'è niente da fare. Ovviamente lo metto sull'ironico. Nel momento in cui la biblioteca adesso sta riaprendo quella di Crescenzago, ci è arrivata una comunicazione formale da parte dell'assessore del Corno, del presidente e del direttore del settore biblioteche, che non avrebbero continuato con il servizio all'interno di Cascina Tour, nonostante nei mesi passati noi avessimo interloquito direttamente con l'assessore del Corno, mettendo a disposizione, ovviamente gratuitamente, senza nessun tipo di spesa per il comune, che avrebbe tra l'altro potuto gestire il servizio, un servizio prettamente di prestito, solo e unicamente legato a prenotazioni, mettere a disposizione per continuare in Cascina Tour fin tanto che non fosse stato, diciamo, disponibile un nuovo punto bibliotecario su Viale Monza, come dicevamo prima, per l'ex mercato di Gorla. L'interlocuzione inizialmente sembrava fosse andata bene, nel senso che avevamo ottenuto dei riscontri sufficientemente positivi, fin tanto che, appunto, settimana scorsa, di punto in bianco, l'assessore del Corno ci ha comunicato che invece non intendeva continuare con il servizio bibliotecario all'interno di Cascina Turro. Quindi il municipio è, diciamo, parte lesa di questa vicenda. Volevamo continuare, avevamo proposto di continuare all'interno del nostro stabile in modo assolutamente gratuito, che non avrebbe, diciamo, portato a problemi dal punto di vista economico, perlomeno fin tanto che, lo ribadisco, non fosse stata realizzata una nuova biblioteca lungo Viale Monza, come è stato richiesto da anni dai cittadini. L'assessore del Corno invece ha negato questa possibilità e si è rifiutato di portarla avanti. Ok, grazie, grazie perché in questo modo insomma ha toccato un argomento che anche a lei stava a cuore e il comitato insomma le ha dato modo di approfondire. Assolutamente sì, ma ti dico anche perché, fummo proprio noi come municipio a richiedere che ci fosse la continuazione del servizio in Cascina Turro, principalmente quando è stata chiusa la biblioteca di Crescenzago, perché sennò sarebbe stata chiusa la biblioteca di Crescenzago e non sarebbe stato riaperto nessun altro punto nel frattempo in cui i lavori proseguivano. 2 anni di lavoro invece che 6 mesi, quindi una netta differenza, e noi stessi abbiamo chiesto di continuare proprio col proseguimento del servizio. Purtroppo non abbiamo ricevuto i riscontri che pensavamo di ottenere. Bene, allora speriamo che il Comitato Turro abbia ricevuto, e sicuramente così è stata la risposta al quesito, anche perché lo scopo di questo incontro è proprio dare le risposte ai cittadini in un modo pratico, Nel confronto veloce. non si sfugge mai, assolutamente. Assolutamente, ha ragione. Presidente, in merito a quanto ci siamo detti, la faccio attendere un attimo perché i nostri amici di Swapush sono presenti sul territorio proprio per quanto dicevamo prima, quello che è l'aiuto e la cooperazione. Mandiamo un video così scopriamo insieme la loro iniziativa. Ciao, sono Serena e sono la founder di Swapush, una startup innovativa che ha come oggetto il baratto. Abbiamo lanciato lo scorso maggio l'applicazione e quest'anno a dicembre abbiamo partecipato ad un bando del Comune di Milano, arrivando sesti su 300 progetti, che ci destinerà 40.000 euro a fondo perduto per fare cosa? Andremo a creare insieme alle Social Street un negozio di baratto, ma che sarà anche hub di quartiere. Un luogo dedicato al buon vicinato, alla creazione di una community tra vicini. Ci siamo conosciuti durante l'emergenza Covid via web, adesso vogliamo tornare a conoscerci dal punto di vista reale e fisico. Raccoglieremo tutto quello che voi avete in casa e non utilizzate più, ma mi raccomando, ottima qualità, ben tenuti e funzionanti. Tutto quello che voi vedrete sarà acquistabile attraverso le pillole, che sono la moneta virtuale dell'applicazione Swapush. E come faccio ad accumulare le pillole? Molto semplicemente dovete accedere a Swapush e dovrete scambiare. In questo modo potete accumulare pillole e quindi venire in negozio e trovare e prendere quello che vi piace. Grazie all'aiuto di amici, sostenitori, fan e soprattutto del passaparola via social, abbiamo trovato un'altra location che ci ospiterà, il bar Ripa 93 della nostra amica Eleonora, nonché utente fan di Swapush, ci ospiterà e quindi avremo anche sui Navigli un altro spazio dedicato al barattolo, al riuso e l'amicizia tra vicini. Questo per noi è molto importante, speriamo di poter ricreare sui Navigli quello che già abbiamo fatto in Benedetto Marcello grazie alla collaborazione delle Social Street e al supporto di Municipio 3 che ci ha appoggiato dall'inizio del progetto. Abbiamo l'hub, i vicini e la location bella.
perché non pensare anche a una portineria di quartiere? E questa è la seconda parte del progetto, Paccami, che gioca scherzosamente sulla parola pacco e ovviamente l'acronimo della provincia di Milano, e vuole appunto diventare un luogo dove i vicini potranno lasciare le chiavi, per esempio pensiamo agli Airbnb, oppure farsi portare dei pacchi nel qual caso non abbiano la portineria. Il progetto Paccami oltretutto sta riscontrando molto successo tra le social street e potrebbe diventare un progetto diffuso in Milano. Seguiteci nelle prossime puntate che andranno in onda nelle prossime settimane e scoprite come andremo a realizzare questo progetto. E Presidente, quindi è arrivato il momento di salutarci, insomma, e la ringrazio. La ringrazio per aver partecipato alla nostra puntata, per aver risposto alle domande, aver presentato quelli che sono i cruci, insomma, i punti focali dell'interesse dei cittadini del Municipio 2. Grazie a voi per l'invito, è stata una bellissima occasione e spero di rivederci presto. Allora, questo è tutto per la puntata di oggi, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Municipio X con un altro presidente dei vostri municipi. Arrivederci.